qualsiasi volta che cambio un mezzo, che sia una macchina o una moto, mi diverte davvero tantissimo tenere segreto il tutto fino al punto del ritiro. Se mi seguite sul canale principale sicuramente avete visto la mia nuova auto. È una nuovissima Hyundai Tucson in collaborazione con De Bona Motors, che è uno dei concessionari più grandi in Italia con sedi in tutto il Triveneto. Mi piace quindi tenere al segreto tutte quante queste operazioni fino al ritiro per andare a registrare le reazioni dei miei amici e parenti. Di tutte le persone lo sapevano solo mia mamma e mio papà. Infatti, come adesso vedrete, la reazione di mia mamma è abbastanza contenuta. Arriva la mamma adesso. Macchinone. Bella, macchinone. Bella, ciao. Mamma, che roba enorme. Devi vedere con i fari in pista. Goldrake. Sì, a 61 km. Fino ad arrivare alla donna che mi dà più soddisfazione in vita mia, che è mia nonna. Ascolta, vieni giù che ti faccio vedere la macchina. Vengo giù? Sì. Va bene. Buongiorno. Madonna che bella, Madonna che bestia, hai visto la macchina amore? Madonna che grande, stamattina ti porto a comprare il giornale. Monta che ti porto a fare un giro. Ma io nel treno, arrivo in fondo là. Ma io che rotto che ti sei le braghe. Ma io che bella, ma io che lunga. Senti quella che suona, perché suona? Ti avvisa che sei vicino a un ostacolo. Cosa fai con quel ditino lì? In cantona, ancora può andare. Ecco, quasi tacà di delù. Bravo. Costa non è mai 80 milioni? No. Euro, no. Sì, in euro. Costa 35.000 euro. Bella però, bella, bella, bella. Tanto mica manca qua qualcosa. Sto imbambolato con la macchina qua. Macchina di lunga sta macchina qua, eh. Con le curve qua. Se è lunga. Senti che calda qua. Ma che... ci puoi mio toccare? Diciamo che touchscreen. Come i telefoni, andiamo. Ciao e grazie. Allora, attenta che è alta. Ciao, nonna. Ciao amore, ciao. E il baston? Più tardi poi sono andato dal mio amico Ciccio, che molti di voi conosceranno. Che schifo che fai. Mica insieme la Tucson. Beh, grande, verso. Guarda sul tettuccio. No, che figo. Bello, bello questo, eh. È che non ci arrivo a vederlo. Aspetta che gli dico a mio fratello che facciassi. Affacciati un attimo. Bello il tetto, vero? Dall'altro, ma è bella dentro, eh. È bella, bella dentro. Abbiamo fatto sta parte qua, ci sta. Bella. È bella, bella. Sì. I fari davanti sono bellissimi. Ma che roba. È veramente bella. Poi quando possiamo tornare a uscire, finalmente potrei mettere anche la macchina. Mm-hmm. Per poi andare dal mio amico Manuel, dove è successa una cosa abbastanza assurda. Ti ho visto dalle telecamere. Ok. Perché ti avevo già sgamato? Chito Alessandro e fa, ma dai, mi si è preso una macchina. Ma chi? Ci hanno nascosto le storie a tutti. Ma perché Andre gli ha detto? Non so, un bel giro. In pratica io, per non farmi sgamare da tutta la mia compagnia, gli amici e i miei parenti, ho nascosto a tutti le mie stories per non fargli vedere la mia collaborazione con De Bona, così da non far sospettare alcun cambio d'auto. Cos'è successo? Un amico di un amico dell'amico di Manuel è andato a chiedergli se io mi ero preso l'auto nuova. In circa un'ora è iniziata a girare la voce e ho potuto riprendere solo la reazione di Ciccio e Manuel. Bella comunque. Però fatalità, gli ho detto: viene Dennis qua alle 5, sarà preso una macchina nuova. Ma quindi lo saprà anche Oscar adesso? Questa è la tua macchina nuova, quindi? Sì. Bella, eh. Quitty bug, cos'è il nome della macchina? Il nome della macchina. E infine il feedback di mio papà. È un mostro, eh? Porca puttana. Questa è bella, eh? Per viaggiare, va. Oddio. Qui c'è la ricarica wireless. Ah, lo butti qua? Dietro è un po' troppo chinato dietro. Puoi regolarlo. Sì, no, perché uno sta così, dice cazzo. E poi? Tanta roba, no? Vuoi guidarla? Vuoi provarla? L'altro che è il mio, tutto tum. Cioè, è tutta un'altra cosa comunque, come cambio automatico, eh? Questa era la compilation delle reazioni alla mia nuova auto. Ringrazio De Bona Motors per questa bellissima collaborazione. Vi lascio tutti i link in descrizione, sia dei loro siti, sia del video della macchina. E noi ci vediamo domenica alle ore 13.30 sul canale principale. Ciao! Salute, buongiorno Dennis.